Leggo su OneFootball, il link lo trovate qui sotto in descrizione per scaricarvelo, e l'ho anche sentita in diretta dai microfoni di Sky. Buona partita contro una squadra forte. Gli episodi sono andati a loro favore, ma la partita era stata interpretata bene, con aggressività. Dispiace perché potevamo prenderci un punto. Parole musica di Andrea Pirlo al fine della partita, lasciando stare il discorso Ronaldo, lasciando stare il discorso Ibala, lasciando stare i singoli. Corsa Champions, dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo giocare 7 partite e vincere il più possibile. Se giochiamo con questo spirito, sono convinto che non ci sarà nessun problema per il proseguio del campionato. Lo abbiamo visto durante la stagione, se no non saremmo in questa situazione di classifica. Non abbiamo affrontato tutte le gare allo stesso modo. Quando lo fai in questa maniera diventa più facile. Ma durante l'anno abbiamo perso punti per strada. Allora, perché faccio questo video oggi? Perché non ci sono le pagelle subito? Quelle usciranno domani. Ora bisogna parlare un po' di Andrea Pirlo e di Juventus-Atalanta, anzi di Atalanta-Juventus. Perché io ho letto nei commenti più volte da parte vostra che questa partita non è stata male. Questa è stata una delle migliori partite giocate in stagione. L'approccio è stato ok. Lo stesso Pirlo che dice la partita è stata preparata bene, gestita bene. Questa è una partita da 0-0. Questa partita è da 0-0. Io questo discorso ve l'ho già fatto in passato, in questa stagione, nella partita di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. È un discorso che ho già fatto negli anni, anche eventualmente mi viene in mente, dopo Juventus-Napoli 1-0 gol di Koulibaly. Io odio, io detesto, io disprezzo le partite che vengono giocate per lo 0-0. O comunque quando una squadra va in campo consapevolmente dicendo non la vinco, mi va bene il pareggio. Sentire Pirlo che in questo momento, in questo contesto, sottolineiamo, in cui la Juventus deve fare punti, l'allenatore della Juventus non può dire peccato perché potevamo fare un punto. Lo possiamo dire noi tifosi, dicendo a Bergamo con l'Atalanta un punto non sarebbe male in questo contesto di classifica. L'allenatore della Juventus, lo stesso allenatore della Juventus che fino a un mese fa mi continuava a dire che lo scudetto era roba nostra, ok? Che dovevamo credere a uno scudetto quando ormai la classifica era palesemente persa. O comunque molto distanti all'Inter, è una Juventus che ci ha dimostrato di non avere la continuità per andare a vincere lo scudetto. Io mi sentivo preso in giro, come mi sento preso in giro oggi a sentire che questa è stata una buona partita. Ripeto, partita da 0-0. Se poi per voi una partita in cui la Juventus gestisce bene il pallone, sì, gestisce bene il palleggio, sì, gestisce bene la fase non possesso, sì, fa un tiro in porta, procura un solo pericolo, perché il tiro in porta di Morata non lo considero un pericolo perché la palla stava andando fuori, Gollini era messo in calcio d'angolo tanto per, non era forse nemmeno in porta, ma l'unico pericolo è un tiro a porta vuota nel quale non riusciamo a fare gol. Anche se c'è stata intensità, se c'è stato palleggio, se c'è stata attenzione in fase difensiva, una partita da 0-0, e ripeto, sfortuna, perché poi l'Atalanta non ha fatto una gran partita e non so dove abbiate sentito da parte mia che l'Atalanta ha fatto una gran partita, l'ho detto più volte, lo ribadisco ancora una volta con decisione, 0-0, brutta partita, noiosa, 3 tiri in porta in tutta la partita, 3 occasioni colossali in tutta la partita, 2 per l'Atalanta e una per la Juve, il gol dell'Atalanta con un tiro da fuori con una deviazione, quindi sfortuna, partita da 0-0. Ma se mi dite che la Juventus, che in questa condizione di classifica fa una buona partita perché prepara una partita da 0-0 e fa un'occasione clamorosa e un tiro in porta, io non ci sto. Non ci sto a sentire che una partita preparata bene è una partita da 0-0, nella quale costruisci una e una sola azione pericolosa e a porta vuota non segni. Liberi di pensare il contrario. Per me non sarà mai una buona partita. Non sarà mai una buona partita, come non sarà mai dover sentire l'allenatore della Juventus che fino a un mese fa mi parlava di scudetto che era irraggiungibile, oggi mi parla e mi dice peccato, potevamo fare un punto. Ora, Pirlo out, avete rotto i coglioni, mi dispiace, avete rotto i coglioni. Avete rotto i coglioni, ci sono 7 partite di campionato da giocare, ci sono 7 partite di campionato con Pirlo in panchina, ci sarà una finale di Coppa Italia con Pirlo in panchina e fino all'ultima giornata tiferò e sosterrò Pirlo e dirò le cose che mi vanno bene e che non mi vanno bene. Mi dispiace. E ne dico un'altra. Avete anche rotto i coglioni con questo in-out, questo o quell'altro, ma fuori Ronaldo o fuori Dybala? L'ho detto proprio oggi con un mio amico, parlavo di questa cosa e continuavo a ribadire il fatto che purtroppo, in questa società si vuole capire lo schieramento di una persona in un determinato argomento. La politica. A cosa si è schierato a livello politico? Mi fa schifo. Mi fa schifo la politica. Non sono schierato da nessuna parte. Si è schierato su tenere Pirlo o sull'allontanare Pirlo? Non sono schierato. Non sono schierato perché il mondo non è bianco e nero. Ci sono mille sfumature. Ci sono dei momenti in cui ragiono e dico, però,
Queste cose mi fanno pendere verso la conferma di Pirlo, ce ne sono altre, ed è palese i risultati, la gestione della squadra, tante altre errori che dico, beh, credo che sia impossibile trattenere Pirlo. Ci sono tante cose, anche a livello di comunicazione, come vi ho detto. Non c'è solo il bianco e il nero, non ci si può schierare sempre e comunque, e non si può tifare un'idea, come non si può tifare l'idea del la Juventus gioca male senza Cristiano Ronaldo, la Juventus gioca bene senza Cristiano Ronaldo se ne deve andare, Dybala se ne deve andare. Avete rotto le palle, non ci si può sempre solo schierare e prendere l'assoluto. Un'altra cosa, oggi ho letto che Pirlo non ha colpe in Juventus-Atalanta, in Atalanta-Juventus, errato. Io sono il più scarso dei calciatori che siano mai esistiti sulla faccia della terra. Ho fatto più panchine che presenze nella mia storia legata al calcio. Ho dei piedi a banana che quelli di Chiellini in realtà sono dei piedini d'oro da pallone d'oro. Però, ho imparato sempre una cosa, che si vince tutti insieme, si perde tutti insieme. Se la Juventus oggi ha perso, non è colpa di Pirlo, non è che Pirlo non ha colpe, non è che è colpa di Alessandro, non è che è colpa di Morata, non è che è colpa di Szczęsny, non è merito di Cuadrado. È colpa della Juventus che ha perso, ha fatto una buona partita, dipende anche qua, non c'è il bianco e il nero. Fase offensiva tremenda, fase difensiva buona, a livello di sfortuna, sfortunati, al di là del fatto che ti mancava Ronaldo, avevi un Danilo, un Dybala a mezzo servizio, McKennie non stava bene, Chiesa si è fatto male, queste sono tutte cose in più. Ma non c'è il bianco e il nero, c'è il grigio e ci sono le scale di grigio, come non c'è è giusto e sbagliato. Io quando leggo sui social network i sondaggi è giusto confermare questo, è giusto cambiare, e anche sta storia del cambiare, perché questo in, questo out, questo in, questo out. Allora, e questa rimarrà la versione da qui alla fine dei miei giorni, e tutte le volte che mi continuerete a chiedere secondo te Pirlo deve essere esonerato, io vi linkerò questo video e non voglio più tornarci sopra 8 partite dalla fine della stagione. Pirlo, Ronaldo, Dybala, Agnelli, Paratici, vale per tutti, per me, si possono cambiare tutti, poi ovvio che ce ne sono alcuni che preferirei tenere e altri no, a patto che, come sempre, vengano sostituiti da professionisti di alto livello. Se va via Ronaldo, serve uno che possa almeno eguagliare, se non migliorare, Cristiano Ronaldo. Se va via Paratici, serve uno che riesca a gestire gli acquisti della Juventus e a migliorare la squadra come l'hanno fatto in questi ultimi 10 anni. Tralasciando quest'anno, che comunque è stato fatto un buon mercato, seppure incompleto. Che poi cambia anche qua il discorso che di là possano metterti dentro 2-3 giocatori offensivi, tu ne puoi mettere solo uno che è Kulusevski, poi torni su delle colpe, secondo me, che ha comunque l'allenatore, perché nel momento in cui vai a inserire anche un giocatore come non mi ricordo neanche qual è stato il cambio, affanculo, sono talmente arrabbiato, sposti Rabiot sull'esterno. Si può cambiare, Andrea, non c'è solo il 4-4-2 nel mondo, non c'è solo la difesa 3 fluida, ci sono altri moduli, c'è in campo 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti. Kulusevski in quella posizione da seconda punta l'abbiamo visto, fa fatica, e ne hai 4, 3 e 3, e no, giochiamo con il 4-4-2. Ma questo non significa che sono qua a dire Pirlo out, perché non ci si deve sempre schierare da una parte o dall'altra. Porcaccia miseria. Nel calcio, nello sport, in una squadra, un concetto di squadra, forse non siamo squadra, forse non siete abituati al concetto di squadra, si vince e si perde tutti insieme. Se se ne andrà Pirlo, e potrebbe andarsene Pirlo, tutte le volte che guardo la classifica, tutte le volte che perdiamo, ho sempre il sentore che se ne possa andare, che sia sempre più probabile che se ne vada, voglio capire chi arriverà al suo posto. Perché cambiare è giusto a volte, non è sbagliato, è giusto. Cambiare non è sbagliato, è giusto, quando le cose non vanno. Allegri e Sarri se ne sono andati, allontanati da campioni d'Italia. Andrea Pirlo, ora, si gioca l'accesso o no alla Champions League? Ovvio che, ripeto ancora una volta, stiamo parlando di obiettivi minimi, l'accesso alla Juventus, alla Champions League, stiamo parlando di obiettivi minimi. Ma cambiare Pirlo presuppone il fatto che vada preso un altro che possa fare il suo lavoro bene o meglio, speriamo meglio, di Pirlo. Se se ne va Paratici bisogna trovarne un altro, se se ne va Ronaldo bisogna trovarne un altro, se se ne va Dybala bisogna trovarne un altro, se ne va Tizio
un altro, Caio, un altro, Sempronio, un altro. La soluzione non è sempre solo allontanare. La soluzione è cambiare, e nemmeno sempre tutto in una volta. Perché stupido, folle, non esiste. Non esiste in un organigramma aziendale che vengano cambiati tutti i dipendenti, tutti in una volta, perché uno si arrabbia e dice tutti out. Chi dice tutti out non ha consapevolezza del mondo, non del mondo del calcio, del mondo. È come se un giorno a lavorare sbaglia, il capo arriva e licenzia tutti, perché c'è i coglioni girati, dice tutti out. E il capo non gli importa se eventualmente troverà qualcun altro, se troverà qualcun altro bravo come voi, se troverà qualcun altro più bravo di voi. Tutti out, perché c'è coglioni girati, arriva e licenzia tutti. Arriva e licenzia tutti, perché c'è coglioni girati. Non c'è presa di posizione, consapevolezza di come si muove il mondo. Il mondo si vince e si perde tutti insieme, si conclude la stagione tutti insieme, perché ora, in questo momento, a meno che Pirlo non si dimetta, a meno che veramente la catastrofe che perdi anche le prossime tre è veramente c'è da mettersi le mani nei capelli, perché poi le perdi e devi per forza cambiare, non sai chi ci devi mettere, perché io adesso mi metto anche nei panni di Allegri eventualmente, che dico Allegri perché adesso c'è la moda che deve tornare Allegri adesso per salvare il salvabile, cosa che anche qua, se va via Pirlo e arriva Allegri, metti fra un'ora, fra 15 minuti l'annuncio ufficiale di Allegri al posto di Pirlo, questo non garantirà alla Juventus di andare in Champions League. Siediti amico, accetta la realtà. Perché? Perché nel calcio, nello sport, nella vita, nel lavoro ci vuole tempo e bisogna lavorare. Quest'anno si è lavorato bene? No! No! E come sempre, nella vita, nel mondo, nel lavoro, bisogna portare risultati per dare continuità. Per questo vi dico e vi ripeto, io forse sono uno dei primi a dirvi Pirlo, ma non ne ho idea se ci sarà anche l'anno prossimo. Non ha fatto vedere granché quest'anno e ci sta a cambiare. Ma torniamo sempre lì. E che ci mettiamo? E che ci mettiamo? Perché se è vero come è vero che la scelta di Pirlo l'anno scorso, per quanto inaspettata, è stata una scelta di getto, lungimirante, di prospettiva, anche un po' folle, dall'altra parte è stata anche una scelta economica, perché la Juventus ha dei gravi problemi a livello economico destinati dal Covid, dalle gestioni degli altri anni, da un sacco di cose, dal fatto che non c'è gente allo stadio da un anno e mezzo. Ma ragazzi, ma capite cosa vuol dire? Certo, Cristiano Ronaldo si mangia gran parte degli introiti della Juventus sotto forma di stipendio, certo, poi lo vediamo quando manca Cristiano Ronaldo, per forza di cose una squadra con Ronaldo e senza Ronaldo, c'è un altro peso specifico, signori miei, capiamo le certe cose. Quindi mettiamo tutto insieme in un calderone, pesiamo tutte le cose, ma che due palle dover sempre sapere Pirlo in, Pirlo out, Ronaldo in, Ronaldo out, Dybala in, Dybala out. Oh, ma che è? Ma è Grande Fratello? Avete bisogno per forza di sapere a chi do il voto perché bisogna fare le eliminazioni? Guardate che differenza dei reality show, qua non bisogna eliminare la gente per farne rimanere solo uno. Qua ogni volta che esce uno deve entrare un altro di pari livello, perché se no si va giù e non è nemmeno detto, perché è proprio lo sport che te lo insegna, che inserendo comunque giocatori di livello si va da su, perché alla fine tutte le idee, tutte le voglie, tutte le cose, tutte le i tifi, veramente di un pensiero focalizzato lì è il campo è sempre il giudice, è sempre lui che decide. Non me ne frega niente se è 9 anni che vinci lo scudetto, non me ne frega niente se hai Ronaldo infortunato, oddio che sfiga, però questa volta c'è Dybala, non me ne frega niente, perché poi fai una partita da 0-0 in cui non sei mai pericoloso, in cui anche con i cambi non vai a rischiare, o comunque mi fa ridere dover dire non vai a rischiare di mettere il 4-3-3 con tre centrocampisti in campo, mi fa ridere perché palesemente sembra una barzelletta, ma non c'è nemmeno il coraggio di cambiare un modulo che è unico, consolidato, che hai usato solo quest'anno, il 3-5-2 che diventa 4-4-2 o il 4-4-2 puro, quindi non ci si discosta da questa cosa e perdi. Perché gli altri fanno un tiro da fuori area e lo deviano. Ed è la singola partita, il singolo episodio, la singola gestione che ti fa dire Pirlo in, Pirlo out? No. Ed è eventualmente da prendere in considerazione anche il sostituto. Che già
Quest'anno a livello numerico, in alcuni reparti, siamo carenti. Terzino sinistro, quarta punta, ci mancano. Non ce li abbiamo, o almeno ce li abbiamo, per dire abbiamo Frabotta. Non è considerato pronto, per un discorso un po' lungo, complicato, che abbiamo già fatto mille volte sui giovani. A livello numerico a centrocampo ci siamo, qualitativamente no. Ci sono tanti problemi, ragazzi. Ci sono tanti problemi. E allora, tutte le volte che c'è un problema, ed è evidente che c'è un problema, ed è evidente che magari in quel caso si è lavorato male, allora sempre out. Sempre out. Sempre out senza sapere eventualmente chi andrà a sostituirlo. O non è a difesa Pirlo, penso di aver detto abbastanza cose contro Pirlo e contro la gestione che ha avuto Pirlo, specificatamente di questa partita e anche di tutto l'anno. Non sono qui a dirvi Pirlo out e non sono qui a dirvi Pirlo in. Sto dicendo che finiamo l'annata, per cortesia. Vi prego, un'annata disastrosa, finiamola. Per favore, finiamo quest'annata e poi ragioniamo su chi potrebbe essere. Ma noi, perché Juventus Football Club, io mi immagino che ce l'abbia già l'idea se andare avanti o no con Andrea Pirlo. Ma noi, gli stronzi, quelli che ci mettono il cuore e forza Juventus, noi, dobbiamo star fermi, fare il nostro, tifare e sostenere la squadra, nel bene e nel male, nel bene e nel male. Perché se tu, tifi Juventus e hai tifato Juventus fino adesso solo perché era quella che vinceva, allora mi fai schifo, perché la Juventus si tifa anche quando va male, e molto male.